Ciao a tutti amici, oggi video semplicissimo ma utilissimo. Praticamente in tanti mi avete chiesto come faccio a calcolare la quantità di resina che dovrò versare nello stampo. E in questo video vediamo come. Se non ti sei ancora iscritto, questo è il momento giusto per farlo. Questo qua è un canale che tratta il fai da te e anche qualche piccola recensione. Quindi iscriviti e accendi le notifiche. In questo modo ti avviso quando pubblico un video nuovo. Andiamoci! Allora ragazzi, come prima cosa si prendono le misure. Questo stampo misura di lunghezza 84, però è un po' irregolare, probabilmente anche la vostra e le vostre non saranno proprio dritte. Quindi in questo caso cosa facciamo? La dividiamo per 3, quindi facciamo magari una misurazione qua e poi ne facciamo un'altra qua in mezzo e poi ne facciamo un'altra qui. E vediamo quanto misurano. Le scriviamo e adesso facciamo passo a passo tutto quanto, così piano piano riuscite a capire. Praticamente di lunghezza ho 84, quindi cosa faccio? 84 li divido per 3. Quindi qui faccio 84 lunghezza. Centimetri. Questi 84 centimetri li dividiamo per 3, perché la nostra cassaforma la dobbiamo dividere per 3. Ok? Quindi fanno 28. Facciamo qui 28 centimetri. Allora, dividendo lo spazio, la lunghezza del nostro stampo in 3, dovremo prendere le larghezze. Quindi questa zona, magari facciamo 20 centimetri, anzi di più, perché ne viene dentro ancora un po' qua, quindi facciamo in abbondanza, facciamo 25 centimetri, quello spazio qua. Quello spazio qua in mezzo, magari lo facciamo 21 o 20. E quello spazio qua che è più piccolo, facciamo una media, facciamo 15. Quindi facciamo larghezza. Larghezza abbiamo detto sempre divisa per 3, abbiamo detto 25 centimetri, 20 centimetri e 15. Abbiamo diviso le zone e quindi adesso ci manca la profondità. Allora, la profondità della nostra tavola è a 5 centimetri. Profondità. E abbiamo detto 5 centimetri. Allora, ragazzi, per semplificare il tutto, dobbiamo andare a cercare e scaricare un'applicazione che si chiama Resin Calculator. Quando si entra nel menu, si sceglie la lingua, clicchiamo avanti, poi facciamo calcolo consumo, andiamo avanti e scegliamo il riempimento rettangolare. E poi si sceglie il rapporto di impiego. Io in questo caso sto utilizzando la Epoxy Table 5 e per gli spessori alti. Quindi scelgo 100 diviso 67, quindi inseriremo le nostre dimensioni. Abbiamo deciso che faremo tre conteggi e metteremo la lunghezza 28 e la larghezza mettiamo la prima, che è 25. Lo spessore è sempre 5 centimetri, ma il calcolatore misura in millimetri, quindi 5 centimetri sono 50 millimetri. E poi schiacciamo calcolare e quindi risulta 3 litri e 850 grammi. E facciamo l'altro calcolo e nella larghezza mettiamo 20 e così via. Allora ragazzi, questi sono i risultati per ciascuna larghezza. Dopodiché dovremo calcolare tutto l'insieme e in questo caso sono 9 litri e 240 grammi. Quindi per tutto questo tavolo in teoria dovrò versare 9 litri e 240 grammi di resina. Ragazzi, video semplicissimo ma utilissimo.
Scrivetemi nei commenti se il video vi ha soddisfatto le vostre aspettative. E se per la prima volta che ti trovi su questo canale, ti ricordo che è un canale che tratta il fai da te e anche qualche piccola recensione, quindi iscriviti e accendi le notifiche. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un altro video tutorial. Ciao!